Mi potrebbe parlare di questa scala di rilevazione 0-24 mesi? Che cos'è e da dove nasce? Abbiamo l'esigenza di individuare degli indicatori nella più assoluta fisiologia della relazione madre-bambino, gli indicatori in grado di predire normalità o anormalità senza dover necessariamente collocare il bambino all'interno di quadri tra virgolette morbosi che rischiano poi di definire in modo incontrovertibile quello che è il significato evolutivo del bambino stesso. Il principio è quello di stabilire alcuni criteri su cui si organizza la prima regolazione del bambino col suo caregiver, stabilire le modalità di interazione primaria, stabilire tutti i modelli che in qualche modo regolano l'intersoggettività primaria e secondaria e stabilire anche e soprattutto i parametri comunicativi che in quella coppia, fondamentale per la vita, segnano il passaggio poi a livelli sempre più integrati di scambio, di relazione reciproca e infine di individuazione dopo la giusta gestazione emotiva.